Amici, ma soprattutto nemici bianconeri, buonasera ragazzi, buonasera, ben ritrovati. Iscrivetevi al canale, se vi va, anche se è un canale critico, ma è sempre un canale dove il dibattito è ben accetto, anche se c'è una discordanza di idee, perché purtroppo io peli sulla lingua non ne ho. E a proposito di questo, parliamo delle parole ultime, no, ultime, diciamo delle ultime dichiarazioni di delitto e quindi le prime dichiarazioni di delitto con la maglietta del Bayern Monaco. E praticamente De Ligt ha fatto capire, anzi ha, diciamo, avallato quello che ho sempre sostenuto io, che praticamente non è scappato dalla Juventus. E questo mi conforta, questo mi conforta tanto, ma è scappato da Allegri, è scappato dal modo di allenare di questo allenatore. Lo ha detto esplicitamente, lo ha detto a chiare lettere, lo ha detto senza peli sulla lingua, l'ha detto in maniera esplicita. È scappato dal modo di allenare di questo allenatore. E ripeto, è una cosa che a me conforta. Perché alla fine il progetto ci poteva anche essere. E secondo me, ve l'ho detto io sempre, lo scorso anno ho sempre battuto su questo argomento, su questo principio. La Juve non è scarsa, ma è una Juventus scarsamente allenata. E si è stancato. Si è stancato, ha avuto l'onestà di dirlo, ha avuto di dire che essendo ancora un giovane, no? Perché già ha questa esperienza internazionale molto, molto pronunciata, ma lui è sempre un giovane e come giovane vuole essere trattato, vuole imparare, vuole giocare in un'altra maniera, vuole giocare come lui sa fare e si è rotto le palle di giocare come se fosse all'oratorio a spazzare la palla per 75-80 minuti e questo l'avete visto voi per tutto questo anno. Quindi non venite a raccontare le filastrocche che De Ligt se n'è andato perché voleva più soldi, voleva qua e voleva là. De Ligt ha semplicemente manifestato, ha avuto, ripeto, l'onestà intellettuale di dire io non mi ci ritrovo con questa cosa. E ripeto, non è soltanto una voce singola quella di De Ligt. La voce è la voce di Ronaldo, anche se io Ronaldo non l'ho mai digerito dopo il primo anno, ma è la voce di Tevez, è la voce di Dani Alves, è la stessa voce di Vidal, è la voce di tanti giocatori che sono scappati da questo modo di giocare molto molto retrogrado, molto molto molto. Quindi, ripeto, in un certo senso mi tranquillizza perché, ripeto, oltre ad avallare quello che ho sempre detto io, mi fa capire che la Juventus con un altro allenatore potrebbe fare molto, molto di più. Tornando al video che ho fatto oggi per quanto riguarda il mercenario, ragazzi, ma vi siete incazzati in maniera assurda. Cioè, io, ripeto, o non riesco a spiegarmi, o molto probabilmente voi non capite. Avete detto che De Ligt è un mercenario perché se n'è andato al Bayern a prendere più soldi. Avete detto che Dybala vuole 15 milioni e se n'è andato perché voleva, se ne voleva andare perché è un mercenario e voleva più soldi. Cioè, tutti quelli che se ne vanno sono mercenari. Se poi io vi faccio vedere che un certo Bremer, che io sono contento che Bremer è arrivato, ma Bremer è un giocatore che ha le stesse caratteristiche di De Ligt. Ha le stesse caratteristiche, gioca con la stessa caratteristica, attaccare l'avversario alto. Se io vi faccio vedere che il signor Bremer è venuto alla Juventus non per un progetto sportivo, ma è venuto alla Juventus semplicemente perché la Juventus gli ha offerto di più, vi ingazzate e addirittura mi insultate. Quando voi fate le stesse cose con il giocatore come Dybala, giocatore come De Ligt o altri giocatori. Cioè, un po' di coerenza, secondo me, nei vostri commenti ci vorrebbe. Tutto là. Tutto là. Tutto là. Addirittura andate a prendere gente come Conte. Ma non c'entra niente. Non c'entra niente. Non c'entra niente. Non c'entra un cazzo. Non c'entra niente.
Io vi sto facendo, vi sto riportando quello che voi dite ai giocatori della Juventus su quando vanno via. Stop. Chiuso. Ora poi è normale che un giocatore si deve adattare al clima, dove, alla tifoseria dove diciamo esercita la propria professione. Il napoletano, è ovvio che il giocatore del Napoli va contro la Juventus e l'ambiente, ma questo l'ho sempre detto io. Però ragazzi, non mi venite a parlare di persone che sono mercenari e persone che non sono mercenari. Sono tutti uguali. Sono tutti uguali. Quindi, è inutile che vi incazzate. Comunque, vabbè, ripeto, De Ligt è sfuggito. È fuggito perentoriamente da Allegri. Questo è quello che, ripeto, se qualcuno ancora non capisce questo concetto, se ancora non capisce che questo allenatore purtroppo farà sempre del male alla Juventus, non è colpa mia, farà sempre del male, perché se non si cambia atteggiamento, se non si cambia modo di giocare a calcio, purtroppo De Ligt è semplicemente uno dei tanti che farà sempre questa fine, che lascerà. A meno che non si chiami, non abbia completamente voglia di emergere, non abbia completamente voglia di vincere, se ne freghi di tutto. Alla De Sciglio, faccio un esempio, alla De Sciglio, così tanto per fare un nome, sta là e se ne sbatte i coglioni di tutto quello che succede. Apprezzatele invece certi atteggiamenti, apprezzatele. Ma si ci incazzate fino alla fine, forse io.